Oggi siamo con un game changer di Hublot, che forse per alcune persone sarà passato inosservato, ma oggi vi racconteremo perché è così importante. Ciao ragazzi, oggi vi racconterò il nuovo MP10 Tourbillon Linear Weight. Come dice Riccardo Guadalupe, amministratore delegato del brand, il mondo riconoscerà l'era prima e dopo l'MP10. Questo perché l'orologio incorpora tutta una serie di innovazioni, sia a livello tecnico che di design. Oggi voglio soffermarmi su tre concetti principali. Il primo riguarda il design, perché ogni appassionato di orologeria indipendente troverà delle similitudini con questo movimento, sia nel modo in cui si legge l'ora che nel posizionamento del tourbillon o di altre componenti. Il secondo aspetto di cui vi parlerò sono le caratteristiche intrinseche di questo orologio e tutto ciò che lo rende speciale. Infine, il terzo concetto, che è più un invito a entrare nel merito di questi orologi, quindi andare a fondo, cercare di comprenderli e non solo guardarli in maniera superficiale. Partiamo dalla collezione, perché MP stava per Masterpieces, mentre oggi è più Manufactured Pieces. Questo cambiamento tiene a sottolineare che tutto lo sviluppo di questi meccanismi e di questi orologi è fatto in-house, quindi di manifattura. Ora entriamo più nello specifico dell'MP10, perché dovete dimenticarvi di ogni forma convenzionale di orologio. Dimenticatevi di lancette, dimenticatevi di rotori o masse oscillanti periferiche. Qui è tutto fatto in maniera diversa. Partiamo dalla cassa, perché non è tonda. Abbiamo tutta una serie di angoli smussati con una forma alla fine rettangolare. Vediamo un vetro in zaffiro che copre la parte frontale dell'orologio, un po' come l'MP13 che era stato lanciato l'anno scorso. Come vi dicevo, non ci sono lancette, ma abbiamo tutta una serie di indicazioni grazie a delle ruote. Quindi vediamo le ore nel primo rullo, i minuti nel secondo e infine la riserva di carica. Ma la parte più importante è nel tourbillon. Infatti questa componente compie una rotazione completa ogni 60 secondi, quindi può essere utilizzato per l'indicazione di questa funzione. Questa è la prima volta che proprio Hublot indica con una piccola freccia rossa lo scorrere dei secondi. E quasi mi dimenticavo l'inclinazione del tourbillon, che è a 45 gradi, che è un altro concetto che ritroviamo nell'orologeria indipendente. Se state guardando questo video immagino che sappiate già come funziona un tourbillon, però per chi non lo sapesse andiamo a vedere a cosa serve. Breguet creò questo meccanismo nel 1801 con l'idea di compensare l'imprecisione causata dalla gravità. Quindi abbiamo una gabbia che fa una rotazione completa ogni 60 secondi e questo permette di rendere l'orologio molto più preciso, anche se è uno dei meccanismi più complicati da realizzare. Un'altra cosa molto interessante è il modo in cui si carica questo orologio, perché non abbiamo un rotore tradizionale ma due masse oscillanti poste sui lati della cassa. E come funzionano? Dunque, per caricare l'orologio si muovono su e in giù e questo movimento permette di avere 48 ore di riserva di carica. Ora, tolta la parte di carica automatica, il meccanismo si può caricare grazie alla corona ore 12, ma per settare l'orario dobbiamo girare l'orologio e premere questo tasto che uscirà e ci permetterà di settare l'orario. Mettendolo al polso sembra di avere una navicella spaziale e sono sicuro che chiunque indosserà questo orologio non passerà inosservato. L'MP10 sarà una produzione limitata di 50 esemplari. Ora sono curioso di sapere voi cosa ne pensate e come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale per non perdervi il prossimo video.